Sono Piero Gipardo, con me in cabina di commento, come sempre, Luca Marchegiani. Ciao Pierluigi, ciao a tutti. Non vedo l'ora che inizi questa partita. Vediamo allora gli schieramenti delle due squadre. Nell'ennesima sfida fra queste due grandi squadre, hanno provato anche dal punto di vista dialettico a stuzzicarsi in settimana con le polemiche. Adesso però la parola spetta soltanto al campo. Via la gara. Guadagna metri verso la porta avversaria. Ben posizionato, riceve palla, può attaccare. Spazio sulla fascia. Nel passaggio in profondità sulla fascia. Blocca il portiere. Prova a passare la difesa col pallone profondo. Passaggio fuori misura, pallone perso. Da qui si vede come sia determinante l'attenzione nell'esecuzione di un passaggio. Bel passaggio di ritorno. Ottimo triangolo. Pericolo, può tirare. Era una grande occasione questa. Ottimo anticipo di Pezzini. Filtrante, ha capito tutto, ha recuperato il pallone. Occhio al contropiede. Riceve e si prepara ad avanzare. Tocco prudente al portiere. Aggancia il passaggio. Recupero della difesa. Non riescono a trovare il colpo risolutore davanti alla porta. Sono andati più di 600 secondi dall'inizio della gara. C'è davvero una bella serie di passaggi. Buona lettura difensiva, cross respinto. Può andare. Sarà rimessa laterale. Cerca spazio. Un'altra buona azione. Peccato sia stata inefficace. Cerca la profondità. Posizione interessante. C'è il tiro. E
è mancata decisione nel provare il tiro. Non ha agito abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. Discreta l'iniziativa, non è bastata. Il difensore gli si è incollato addosso, impedendogli di calciare liberamente. Perdono il pallone. Provano il contrattacco. Buona occasione. Dai e vai, perfetto. Cerca il cross. Cross allontanato, niente di fatto. Pallone ha superato la linea, sarà rimessa laterale. Non riescono a trovare il colpo risolutore davanti alla porta. Ha perso un pallone pesantissimo e per poco non pagavano con il gol. Vicini alla mezz'ora del primo tempo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Recupera il pallone con facilità. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Ben posizionato, riceve palla, può attaccare. C'è spazio per andare. Prova il filtrante. Non è finita ancora. Un'altra buona azione. Peccato sia stata inefficace. Ribéry. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Buona lettura difensiva. Una buona occasione. Completamente fuori tempo, regala il calcio di punizione. L'arbitro si avvicina e qui può esserci il cartellino che infatti arriva. Cartellino giallo. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Palla al centro. Ribéry. Occhio alla ripartenza. Intervento chiaramente irregolare secondo l'arbitro. Battuta in mezzo. Un'altra buona azione. Peccato sia stata inefficace. Manolas. Prova la conclusione. Sicuro qui il portiere. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. In netto ritardo. Sarà soltanto rimessa laterale. Chiude il triangolo, butta dentro, allontana, colpisce al volo, nulla da fare, nemmeno stavolta. Fotocopia dell'occasione precedente, certo in queste situazioni devono migliorare.
cerca la profondità, passaggio che non va a buon fine, cerca spazio, niente da fare, intercettato, aggancia il passaggio. Tempo che si conclude dunque qui. Poche conclusioni in porta, male gli attaccanti che sono stati assistiti male anche dai centrocampisti. Speriamo che il secondo tempo sia migliore. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni. Partiti, speriamo di vedere un bel secondo tempo. Fiorentina e Napoli. Il passaggio, prova a passare la difesa col pallone profondo, libera, cerca la profondità. Corner, buona chance in questo caso. Pallone dentro, stacca di testa, ha segnato, è arrivata finalmente la giocata che spezza l'equilibrio. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ottimo tempismo, un bel colpo di testa. Si ricomincia dall'1-0. Sono in svantaggio per 1-0. Credo che qualcuno sia rimasto con la testa negli spogliatoi. Buona serie di passaggi. Sicurezza. Si stanno accentrando troppo, così non troveranno mai spazio. Passaggio intercettato, poteva essere un'opportunità. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Dovrebbero allargare qui il gioco sulle fasce laterali, secondo me. C'è spazio in contropiede. Spazza via. Effetto il cross. Superato la linea di fondo del campo, si ripartirà con una rimessa. Non riescono a trovare il colpo risolutore davanti alla porta. Prova infiltrante. Ottimo l'intervento che allontana. Ci sarà calcio d'angolo per il Napoli. Soluzione in mezzo, qui deve tirare ed è autogol. E qui anche sfortuna, può succedere, però un regalo così non andrebbe fatto.
mix anche di circostanze sfavorevoli, tutto sempre più avvincente. A volte in partite come queste serve un pizzico di fortuna. Ottimo il fraseggio. Siamo entrati negli ultimi 30 minuti di gioco. C'è Cáceres. Riceve e si prepara ad avanzare. Si stanno accentrando troppo, così non troveranno mai spazio. Cerca spazio, pericolo. Che spreco. Sulla fascia, brutto l'intervento qui, c'è calcio di punizione e c'è una buona opportunità. Tocca verso il centro. Grande stacco di testa. Azione sfumata, palla tra le braccia del portiere. È la pressione del difensore che non gli ha permesso di calciare meglio. Non si smarcano e lui non ha una soluzione di passare. Ancora pallone tra i piedi, occasione interessante. Cerca il gol e arriva il gol. Vantaggio di 3 reti e il gol della sicurezza. Era marcato bene, ma per fermarlo devono abbatterlo. I difensori hanno fatto quello che potevano e semplicemente è stato troppo bravo lui. Si riparte dal 3-0. C'è il lancio lungo in profondità. Attenzione, buona in gioco. Saggio intercettato. C'è la possibilità di ripartire. Passare la difesa col pallone profondo. Che colpo! Splendida la respinta. La conquista di questo calcio d'angolo ha infiammato i tifosi di casa e dato entusiasmo ai giocatori in campo. Pallone ancora lì. Ci prova ancora. Spazza via e libera l'area. Ancora fuori dall'area. Concedono una rimessa in una posizione che rimane pericolosa. Sostituzioni in vista per entrambe le squadre. Eccolo il colpo di testa. Tutto bene, non è tiro, però non è un dettaglio. Il
concede un pallone interessante. Può andare. Pallone dentro, sarà scontrollato dalla difesa. C'è campo per andare. Prova il filtrante. Gran pallone filtrante. È buona, si gioca. Occhio all'opportunità. Eccola la rete. Ci hanno mostrato una superiorità evidente. Era difficile fare di meglio, un tiro perfetto. Dominio assoluto su questa partita. C'è l'errore nel tocco. C'è il tiro. Tempo che intanto passa. Sul filo del fuorigioco. Avanza lungo la fascia. Cerca la profondità. Ha una possibilità. Manolas. Si ripartirà con una semplice rimessa laterale. Ecco il fischio, è finita. Molte cose positive oggi, direi soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. È arrivato il momento dei saluti da parte mia di Piero Gibardo e accanto a me di Luca Marchegiani.